Questa mattina, dopo giorni che avevamo fatto una riunione con l'RSA della SMD, abbiamo indetto l'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dell'SMD. Nell'assemblea sono emerse, diciamo, forti criticità rispetto alla situazione, criticità che vanno dalle prospettive future, quindi da un'incertezza su quelle che saranno le prospettive future dell'azienda, e criticità anche rispetto al pagamento delle mensilità arretrate. Dall'assemblea chiaramente è emerso che c'è una situazione che è diventata complicata da portare avanti e da sostenere. Ricordo a tutti che l'SMD è un'azienda che opera da molti anni nel territorio e che ha attualmente più di 50 dipendenti dopo aver fatto a fine anno un'operazione anche di mobilità, diciamo, volontaria per persone che sono accedute alla mobilità. Attualmente abbiamo una situazione che possiamo definirla paradossale, nel senso che dopo anni è rientrato il lavoro e le persone sono tutte al lavoro. Il problema è quello che è un problema di liquidità e quindi c'è un problema rispetto al pagamento degli stipendi. Rispetto a questa situazione noi ci siamo confrontati con l'azienda e abbiamo chiesto più chiarezza rispetto alle prospettive future, perché quello che vogliamo salvaguardare è l'occupazione e il lavoro che finalmente è entrato. Rispetto a questa situazione però l'azienda ci deve dare risposte serie e concrete, cosa che purtroppo fino ad oggi ancora non abbiamo visto. È per questo motivo che riteniamo che su questa vertenza vada aperto un tavolo di confronto anche in sede istituzionale per vedere come uscire da questa situazione, che è una situazione che, come dicevo prima, è diventata insostenibile, e quindi abbiamo indetto oggi una mobilitazione con il primo Oggi abbiamo fatto 3 ore di sciopero, ma lo stato d'agitazione continuerà finché non avremo risposte che vadano nel senso che dicevo prima, nel senso salvaguardia dell'occupazione e prospettive future.